Cari amici vicini e lontani, oggi vi ho portato a Busto Arsizio, città a 30 km a sud di Varese e a 30 km a nord di Milano, in Italia, per farvi vedere il passato e presentarvi il futuro. In che maniera? Noi tempo addietro vivevamo in una civiltà contadina. Sto parlando del secolo scorso, anni 1900 fino al 1990, in una civiltà contadina. Qui in questa zona, Gallarate, 5 km più a nord, e Busto Arsizio, qui questa città, e poco più a est di dove ci troviamo, il centro storico, c'erano due centrali del latte, la centrale del latte Gallo e la centrale del latte di Busto Arsizio. Tutte e due sono fallite per colpa dell'economia, ma non adesso, per l'attuale crisi economica, ma nel secolo scorso. Perché? Perché quando, come oggigiorno, con 30 centesimi, danno 30 centesimi per un litro di latte, è chiaro che poi l'economia delle fattorie crolla. Come è crollata quella bellissima fattoria, grande pregio della civiltà contadina lombarda, italiana, e ora è un gruppo di macerie, e ci dispiace molto perché questo è il passato e, perché no, potrebbe essere anche il futuro. Il problema qual è? Il problema economico. Allora c'è qualcosa che non quadra. Il bello delle cose fatte con amore. Una volta, a tempi dei nostri nonni, le mucche non avevano solo... Quello si fa per legge, no? Si mette alle orecchie un codice per identificarle. Quello si fa per legge, va benissimo, ci vuole. Però avevano anche un nome. Solitamente i nostri nonni mettevano nomi tipo Bianchina, Nerina, questi nomi qua. E così la mucca diventava proprio come... di famiglia, nel senso che comunque c'era un rapporto con la fattoria che era veramente... oggi è tutto diverso, non è più quella cosa. Allora il bello delle fattorie dei nostri nonni, il bello che qui veramente c'erano le mucche, avremmo visto pascolare le mucche e c'era qualcosa che era paradiso. Paradiso in che senso? Semplicemente nel senso delle cose belle, delle cose buone, delle cose veramente da vivere. Quello è il paradiso, quello è l'amore. L'amore, allora, sono anche queste piccole cose che però sono grandi cose. Bellissima giornata, oggi è il 24 gennaio 2013, giovedì, e siamo qua appunto nella periferia di Busto Arsizio, in Italia. Adesso vi faccio vedere, questo è un posto bellissimo, vi presento il passato e il futuro. Ecco, io vi voglio far vedere che posto è facendovi uno zoom sui monti, il Monte Osa. I nostri nonni si svegliavano e cosa vedevano dalle finestre come svegli? Il Monte Rosa. E da lì colazione e subito andare a mungere le mucche, o magari andare a mungere le mucche e col latte appena munto fare colazione. Bellissimo il Monte Rosa, monte tra Piemonte e Val d'Aosta, però sempre dalle nostre parti, sempre il nostro monte, come tutti i monti del mondo sono i nostri monti. E quella è la fattoria che ora andremo a visitare. Ed ecco la nostra fattoria,
costruita con mattoni e sassi intervallati, i sassi provenienti dallo spietramento dei terreni, in più i mattoni, intervallati uno a uno, sasso mattone, erano resistentissime queste case, ma purtroppo è andata così, tutto è andato così. Ed ecco anche la seconda parte della nostra costruzione, che è tutta questa. Sassi intervallati a mattoni, in maniera, in una certa maniera. Ed ecco che siamo ancora a Busto Arsizio, in via Favana, periferia di Busto Arsizio, a quella che era il mondo agricolo di una volta e che ora non è più. Ora è tutto macerie, ma tutto si rinnoverà. Ed ecco, come una mamma che partorisce, la nostra terra partorirà il nuovo mondo. Ed ecco che ci saranno le doglie del parto, come i miei studi. Io sono Gennaro Gelmini, mi conoscete, oggi è il 24 gennaio 2013, giovedì. Avverranno nuovi eventi sismici, vulcanici, come già in parte stiamo vivendo, e la terra che si rinnova. Anche in Italia, anche negli Stati Uniti, nuovi eventi vulcanici, nuovi eventi sismici, terremoti, ma tutto si rinnova. Tutto si rinnova ed ecco che sarà il nuovo mondo. La mamma terra partorirà il nuovo mondo e tutto sarà rinnovato. Come? Alla stessa maniera del passato, ma meglio del passato. Un nuovo mondo, un nuovo paradiso, tutti insieme nell'universo, tutte le creature nell'universo, perché dove c'è acqua c'è vita e c'è vita in tutto l'universo, come sappiamo. E quindi sarà tutto nuovo. Allora ecco, tutto si rinnoverà e sarà grande pace. Ed ecco qua, ci troviamo appunto in via Favana, a Busto Arsizio, il mondo agricolo che non c'è più, addirittura hanno lasciato un tappeto, pensate un po', hanno abbandonato un tappeto che comunque ha un pregevolissimo valore e l'hanno dimenticato qua. Questa è la nostra campagna. Questa è la nostra fattoria. Ed eccoci ancora qui alla antica fattoria. Ed ecco il futuro come il passato. C'è vita nell'universo e tutti di nuovo saremo assieme come fratelli. Tutto sarà nuovo perché tutto sarà semplice. Tutto sarà nuovo perché tutto sarà d'amore. Come una mamma che partorisce, così partorirà la terra attraverso varie vicissitudini, eventi, ma poi tutto sarà nuovo. E così, questo è il destino. Stiamo vedendo l'aumento dell'attività vulcanica, l'aumento dei terremoti. Ma adesso riveniamo a noi. Ecco, un bellissimo scorcio del retro della fattoria.
la fattoria dei nostri nonni, qua c'erano gli orti, ho trovato addirittura un melo, un albero di melo, e quindi un bellissimo posto. L'albero di melo non è di moltissimi anni fa, e quindi questa fattoria è stata abbandonata recentemente. Non è un albero che ha moltissimi anni, vedete? Questo è un albero di melo, non ha moltissimi anni. Sto realizzando vari video perché qua alla fattoria, oggi è il 24 gennaio 2013, giovedì, questo è il melo, e ritorniamo alla nostra fattoria. Qui praticamente una volta di rimpetto era rosso, color rosso, era un colore utilizzato qui in Lombardia, c'era il rosso davanti, adesso si è scolorito, e poi tutta la facciata retro della fattoria, con il retro anche delle stalle, vedete dove ci sono quelle aperture, lì è il retro delle stalle, vedete? E qui c'erano le mucche di notte, poi di giorno pascolavano fuori. Queste sono le gran belle cose dei tempi che erano e che verranno, ma in una maniera ancora più d'amore, di grandezza, di splendore. Tutti assieme, tutte le creature dell'universo. Questa è la nostra campagna, il sole, la nostra bella campagna, e purtroppo è così oggi. Arrivederci da Gennaro Gelmini. Questo è il nostro mondo, il pianeta Terra. Da dove oggi, 24 gennaio 2013, ho girato questo video. Le creature extraterrestri provenienti dal pianeta Nibiru presto verranno a farci visita, e tutto tornerà bello come queste cose d'arte dei nostri nonni, e non come questo giocattolo guerrafondaio abbandonato, che però è solo un giocattolo. Viva la pace dell'universo, dal pianeta Nibiru sul pianeta Terra proverranno le creature extraterrestri e sarà pace. Sia pace tra voi, arrivederci, da Gennaro Gelmini, Mister Sizio. La Terra si rinnova, come un nuovo giorno tutto sarà nuovo. La Terra si rinnova.